Con Sirenappi parte una nuova sfida, quale? Ma insomma, diciamo che un prosieguo o comunque una concretizzazione di una sfida che è partita già da lontano. Ho sempre così comunicato così una mia posizione, che quella è una posizione forte rispetto ad un segnale di discontinuità con la politica provinciale avellinese, atteso che ritengo, così come ho sempre denunciato, che ci sia un vuoto completo di politica ad Avellino. Oggi è da un poco d'anni che la politica in un qualche modo è egemonizzata da alcuni partiti, se non addirittura da alcuni personaggi politici. La cosa sicuramente non fa bene naturalmente alla politica e soprattutto al territorio irpino, quindi c'è necessità che ci sia un rilancio della politica, quella che è praticata quotidianamente tra la gente, per la gente, per individuare i problemi e dare soluzione agli stessi problemi. Credo che ad oggi è un poco di anni che questa cosa manca ad Avellino. Io così ho dall'inizio, diciamo, della mia attività cercato di ritagliarmi uno spazio a favore, diciamo, di questo rilancio della politica. Mi auguro e spero, con questa iniziativa che annunciamo stamattina, che è quella innanzitutto di una collocazione nuova sul piano regionale, che mi vede in modo molto più vicino al gruppo Caldoro, e quindi con una possibilità anche di incidere in modo più concreto rispetto agli eventi e alle cose regionali, e quindi anche e soprattutto della provincia di Avellino. Questo sostanzialmente è quanto parte questa mattina, o quantomeno ufficializziamo stamattina, anche se, diciamo, il rapporto col Presidente Caldoro è iniziato già da qualche mese, diciamo, è ufficializzato solo oggi, ma di fatto sta già producendo e sortendo degli effetti che in termini anche così partecipativi e di collocazione della mia persona e della mia attività politica all'interno di un contesto più ampio, che consente sicuramente di ritagliare non uno spazio di visibilità personale, ma uno spazio per le azioni politiche che ritengo di dover portare avanti per la provincia di Avellino. Ecco, consigliere, ritornando un po' al Palazzo Santa Lucia, la decisione, l'emendamento lanciato anche da lei per quanto riguarda la sponsorizzazione della Scandone ha creato non pochi problemi in città, la tifoseria è contro questa decisione. Ecco, che cosa è successo e come spiega questa decisione? Ma abbiamo già avuto modo di dibatterne lungamente per più tempo in modo concreto anche sul problema. La mia iniziativa nasce innanzitutto dalla necessità di dare così un'impronta di rigore all'attività politica. È oramai da mesi, se non da anni, che denunciamo lo sperpero di denaro e di risorse pubbliche, e in ragione anche delle ristrettezze, della esiguità delle stesse, c'è necessità di razionare al meglio le risorse disponibili. Nella fattispecie stiamo registrando da quest'anno una serie di denunce, ma non solo dall'utenza dei trasporti, ma anche dagli addetti ai lavori e anche dalla stessa azienda AIR, che aveva lungamente denunciato la riduzione delle risorse dei trasferimenti da parte della Regione, la qualcosa avrebbe da determinato una riduzione delle corse con un disservizio oramai così conosciuto. Mi sembrava più che ragionevole, naturalmente, recuperare quelle risorse che vengono disperse, risorse indirizzate ai trasporti che vengono disperse in altre direzioni. Ma guardate, badate bene che il problema sponsorizzazione non è il problema sponsorizzazione basket Lei parlava di parcelle strane che in questi giorni le avrebbe reso pubbliche. Ma insomma, credo che poi di queste cose ne parleremo. Io dico semplicemente e mi riallaccio naturalmente a quanto dicevamo in premessa, che la politica è servizio, quindi la politica è a tutela degli interessi della collettività. Bisogna capire certe posizioni politiche, se sono a tutela e a difesa del territorio, o sono a tutela e a difesa di proprie posizioni professionali e finanziarie acquisite. È questo che è il messaggio che voglio lanciare. Poi naturalmente a voi anche mezzi di comunicazione, di riuscire a conoscere, ad indagare quali sono gli interessi che si nascondono dietro a certe posizioni. Quindi spero e mi auguro che voi, da buon comunicatori, naturalmente diate nel tempo ragione di quelle che sono le azioni, e li diversificate in un qualche modo da politico a politico.